non ho voluto fare lo sciopero ambiente. C'è una bellissima poesia pubblicata, Poesia in forma di rosa, che si pubblicò esattamente nel 64, che lui scrisse durante durante le riprese del film, che è una poesia nella quale lui parla della sua madre e parla di come lui è ridotto all'amore dei corpi senza anima, perché la mia anima sei tu. Dunque. Nel pomeriggio abbiamo fatto un giro per quello che è stato il set del Vangelo secondo Matteo di Massafra. Prima l'assessore ha detto che Massafra è migliorata rispetto all'epoca. Raffaele Zanframundo giustamente ha detto che Massafra è peggiorata rispetto all'epoca. Vorremmo sapere come hai ritrovato Massafra. Tutte e due, che peggiorata, che migliorata. Dunque io penso, non so, prima di tutto, ma questo è personale mio. È peggiorata perché Pierpaolo non è qui, perché Pasolini non è qui, perché Elsa Morante non è qui. Dunque questo fa che sia più povera. Certo, ma questo tutto il mondo, non soltanto Massafra. Non so se è peggiorata, per le macchine è migliorata, perché eravamo a spasso, per i vicoli sono tutti asfaltati, no? Erano più belli prima, per le macchine sono meglio adesso. E poi voi siete cambiati, mangiate molto meglio. quelle facce che qualcuno, quei visi che qualcuno diceva prima, come diceva Pierpaolo Pasolini, che erano fatti col diamante, col carbone, non li vedo più. Io vedo la gente che siete molto più alti, più grassi, più. Avete tutto il cellulare, e quello è diverso, la gente è diversa. Meno. Abbiamo trovato dei vecchietti bellissimi, che erano un'associazione di invalidi di guerra, mi pare, una cosa così, e non so se è una bellezza di gente di 80 anni, di 80 e più di anni. Uno mi ha detto che anch'io avevo 80 anni, grazie, ma insomma, è diversa, ma sa, è diversa. Ma anche essendo diversa, io lo dicevo giorni fa, che per me, ero ancora nella Spagna, che per me, e non capivo perché, tornare a Massafra era tornare a casa. E non sapevo esattamente perché ero stato soltanto tre giorni qui a Massafra, no? Ma probabilmente ha da vedere con il fatto che Elsa Morante era qui, che Paolo Masolini era qui, eravamo tutti qui, e poi anche per lo straordinario calore, il carattere genuino della gente. Di qua, di Massafra, anche di Matera, della Puglia. Dunque, per quello pensavo che tornavo a casa. È un calore che ho trovato ieri, che ho trovato oggi, a casa di una signora dove si mangia benissimo. Anna, grazie. La tua esperienza in Italia è stata un'esperienza di forte educazione civica. Tutta quanta di educazione civica. Pasolini ed Elsa Morante ti hanno lasciato una grande lezione, ti hanno insegnato cos'è il qualunquismo e cos'è la volgarità. Oggi tu mi hai raccontato il qualunquismo e la volgarità, purtroppo li ritrovi in Italia, e anche detto che l'Italia forse non sarebbe la stessa con Pasolini, con i suoi scritti, con i suoi articoli. Io non ho mai detto questo. Sì, sì. Non so, se l'ho detto allora io dico di no. No, è vero che qui, che loro mi hanno fatto capire che il fascismo non era soltanto uno stato politico, che era anche una disposizione personale, che era un'attitudine personale. Per esempio, per loro, i peggiori insulti non erano essere, per esempio, stupido, idiota, come la mia famiglia, come l'università nella Spagna, no. I peggiori insulti erano essere volgare, fascista o qualunquista. Questi tre. E mi hanno fatto capire loro la dimensione personale del fascismo, come si può nella vita quotidiana essere anche fascista o volgare o qualunquista, è vero. Sì. Che questa volgarità l'ho trovata qui? Non ho avuto tempo, sono qui da soltanto 27 ore, non lo so. Certamente esiste nella Spagna,
Esiste negli Stati Uniti ancora molto di più, ho vissuto lì troppi anni, ma quello in Italia, quello che ho visto, direttamente, personalmente non è niente da pagare. Ho ricevuto un calore straordinario e una bellezza straordinaria, dunque no. La tua storia è legata a filo unico con quella di Elsa Morante, questa fantastica scrittrice dell'Isola di Arturo e di altri libri che ti hanno segnato, scritti che ti hanno segnato, ma so che hai anche un episodio da raccontarci. Qui? Sì, qui. A Massafra? Qui a Massafra, qui. Tanto... Non so se si può raccontare, ci sono bambini? No? No, no. Allora, era un giorno che eravamo a 300-400 metri di qui, mi pare, e dietro una chiesa, adesso non so come si chiama, tu lo sai? Santo, ah sì, allora, eravamo lì, aspettando come al solito, aspettando che il nuvole passasse, non so come, e io ero vestito da Cristo, e si era seduta su una sedia di regista, si chiama così, e parlavamo di tutto. Allora venne San Pietro, Settimio Sestili, quello che faceva San Pietro, disperato, come sempre, perché diceva ho bisogno di una donna, aveva bisogno di una donna. E insomma, sì, che diceva che almeno 4-5 volte, tante volte al giorno, aveva bisogno di una donna. E allora Elsa finalmente era stufa morte, furiosa con lui, ha detto allora tu fai come Henry Miller dice, ti compri un melone, fai un buco, ne mette il cold cream e mi lascia in pace. Poi già sta. Elsa era così. Elsa è vero, sì, è stata una enorme influenza nella mia vita. Lei mi ha fatto capire tante cose, per esempio che Mozart non era frivolo, ma che era il più grande musicista della storia. Tante cose, della vita quotidiana, della vita artistica, di tutto. E una cosa che non mi pare giusta, proprio lo dicevo prima, a un'amica mia, e che quando si parla del Vangelo non si parla mai di Elsa Morante. Invece Elsa fu lei che ha scelto tutta la musica del Vangelo, tutta. Che ricordo tanti giorni, tante serate a casa di Elsa Via del Bovino, dove ci faceva sentire una certa musica suonata da questo, suonata da quello, e lei ha fatto la scelta di tutta la musica. Il suo nome non è lì perché lei non apparteneva al sindacato di musicisti di film, quello lì, ma è lei che ha fatto la cosa lì. Lei che voleva, per esempio, che tutti gli apostoli fossero di diverse razze, sessi, colori, età, e per Paolo disse di no, che non poteva essere, lui voleva essere letterale, ma era la grande amica di Pier Paolo, la musa di Pier Paolo, e come ho detto prima, la mia Pirmalione, era con noi dappertutto. E allora mi pare ingiusto, cioè, che quando si parla di Pier Paolo di Massafra non si parla di Elsa, che quando si parla di Vangelo non si parla di Elsa Morante, si deve parlare di Elsa Morante. Io per esempio direi, c'è un libro suo, che è il favorito mio, mi pare che è anche stato il favorito suo, che è Il mondo salvato dei ragazzini, che penso che dovrebbe essere lettura obbligata nelle scuole. E poi c'era un rapporto di amicizia tra Pierpaolo Pasolini e Elsa Morante che ha sopravvissuto la distanza delle diverse posizioni politiche nel 68, ha sopravvissuto, almeno per Elsa, la critica alla storia, che è una critica dura di Pierpaolo al libro della storia. E appunto per quello c'è una poesia di Elsa Morante che lei scrisse in febbraio del 76, 3 mesi dopo l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, in cui dichiara il suo profondissimo amore a Pierpaolo. Non dice che è malgrado tutto, ma sappiamo tutta la storia, dunque è malgrado tutto, quell'amicizia e quell'amore lì è sempre lì. E io leggo molto male, poi parlo sempre con una patata in bocca, e dunque c'è qui un'amica mia, che la professoressa Lucia Dell'Aia dell'Università di Bari, che mi potrà leggere. Questa poesia di Elsa Morante non è pubblicata, l'erede di Elsa Morante, Carlo Cecchi, non vuole pubblicarla, vuole pubblicarla solo tra 50 anni,
che gli pare una stupidaggine, ma insomma lui ha il diritto di farlo così, ma ho il permesso di leggere gli ultimi versi di questa poesia, che leggerà Lucia. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio prima di tutto Enrico per avermi coinvolto, insomma, in questa bella serata. Ringrazio naturalmente anche l'associazione che ha accettato di ospitarmi. Sono molto contenta di poter leggere questi versi perché, appunto, come già diceva Enrico, testimoniano di una amicizia che però Elsa Morante non ha pubblicamente vissuto come legame, come ricordo dopo la morte di Pasolini. Si è chiusa appunto in un dolore, in una riservatezza che in questi versi emerge intensamente. Versi che appunto stabiliscono un contatto con l'amico perduto dopo la morte, un contatto oltre la morte, in un posto altro, appunto, che solo la poesia può far raggiungere, insomma. E quindi leggo brevemente questi bellissimi versi. E questo loro non ti perdonano, d'essere un poeta, ma tu ridine, lasciagli i loro giornali e mezzi di massa e vattene con le tue poesie solitarie al paradiso. Offri il tuo libro di poesie al guardiano del paradiso e vedi come s'apre davanti a te la porta d'oro. Pierpaolo, amico mio. Grazie. Grazie a te.